Buongiorno a tutti, io da semplice cittadino egiziano ma anche responsabile della Chiesa Copta Cattolica in Egitto vi do il saluto e la pace di Dio senz'altro. Ringrazio il Signore perché agisce ancora nella buona volontà di tanti, poi in tanti strumenti che sensibilizzano l'opinione e tanti per non, come ha detto il Presidente, non essere dimenticati. Io non voglio dire tanto perché voi sapete tutto. L'Egitto è cristiano fin dal primo secolo. E poi la maggioranza di 1.400.000 di egiziani sono musulmani. La maggioranza dei cristiani, i cristiani sarebbero quasi 10%, quindi possiamo parlare di 10 milioni. Alcuni ne parlano di più, ma dipende ancora il punto di partenza. Quindi 10 milioni, su 10 milioni la maggioranza è la Chiesa copta ortodossa, di cui il Papa o il Patriarca è Tawadros II. E il resto è diviso tra le altre confessioni, copta cattolica, copta evangelica e così via. E quindi io non vengo qui per parlare di una comunità, grande comunità nel Medio Oriente che è vittima, ma io vengo per testimoniare una chiesa viva che testimonia la vita e la fede in un mondo di maggioranza musulmana. E vorrei discernere un po' nel parlare tra tutti questi paesi, senz'altro c'è qualcosa di comune, ma ci sono sistemi e strategie diverse. C'è la guerra, che veramente nell'Iraq e la Siria, c'è la discriminazione, c'è l'ignoranza religiosa che spinge a attaccare i cristiani per motivo forse religioso, accusando i cristiani di essere infedeli, e lo zelo di difendere la sua propria religione e così attacca senza conoscenza. E altri che la vita quotidiana ancora, cioè la sofferenza della vita quotidiana, e tutto questo fa parte della testimonianza cristiana, della vita cristiana. Essere cristiano e soprattutto in un mondo musulmano non è una cosa facile, però dobbiamo distinguere ancora tra la società e l'età, lo Stato e il popolo stesso. Spesso il popolo è buono, il popolo vuol sapere, ma viene strumentalizzato e quindi coltivano idee sbagliate. Soprattutto quando parlo dell'Egitto, parlo di un lavoro molto grande da parte dei salafisti, dei fratelli musulmani. Anche l'università e la moschea grande Al-Azhar purtroppo è molto infiltrata ancora da queste mentalità, anche se qualche volta ancora hanno la buona volontà, però rimangono sempre limitati a cambiare. E come avete sentito, quanto molto spesso il presidente Sisi ha chiesto al grande imam di cambiare il discorso religioso o di fare questo programma per cambiare il discorso religioso, ma al mio parere non è il discorso religioso che ha bisogno di essere cambiato, ma il concetto
religioso, il pensiero religioso. E quindi questo prende tempo, questo ha bisogno ancora che l'Azhar, l'università, venga aiutata dal di fuori ancora, dallo Stato stesso e di tante persone colte. Vorrei testimoniare solo che la Chiesa, parlo della Chiesa copta cattolica adesso, per la Chiesa in Egitto la maggioranza è ortodossa, come ho detto, la Chiesa copta cattolica, nonostante la piccolezza del numero, parliamo di 300.000 cattolici, e però abbiamo il lavoro pastorale spirituale nella nostra comunità, nelle chiese, ma parliamo del lavoro sociale, cioè parliamo di scuole, tutta la comunità ha più di 170 scuole cattoliche dove la maggioranza è musulmana, qualche volta 50-50, però sempre la maggioranza è musulmana. E questo è un lavoro molto molto importante, perché io venendo per Roma nell'aereo mi sono seduto accanto a una coppia musulmana, giovani. Poi la ragazza mi parlava che è un'ex alunna della scuola di Sacro Cuore, e quando mi parlava io non mi sentivo che questa era una musulmana, e si parlava della scuola con molta nostalgia, con molta fierezza, con molto amore e mi parlava del modo di essere educata umanamente, spiritualmente, anche rispettiamo senz'altro la vita religiosa di queste, anzi obblighiamo questi ragazzi e ragazze musulmani di imparare bene la loro religione. E quindi il campo educativo è molto molto importante. Purtroppo adesso, per mancanza di vocazione, perdiamo un po' sul campo educativo. E parlando del campo educativo, è una cosa molto importante nello Stato, in Egitto stesso. Abbiamo molta difficoltà perché su 94 milioni in Egitto abbiamo il 70% giovani. Quindi una nazione molto giovane e molto promettente, e quindi lavorando sul campo educativo a scuola e altronde, molto molto da tenere in conto. E quindi c'è il lavoro ancora sociale, cioè noi non possiamo lavorare nello Stato stesso, però anche nella Chiesa facciamo un lavoro sociale, secondo l'insegnamento sociale della Chiesa Cattolica, cioè promuovere la persona umana, la donna, il bambino, la famiglia. E quindi cerchiamo di dare, di mettere questa speranza di vita. E quindi molti di questi nostri concittadini musulmani sono al corrente questi, e sono ancora frutto di questo lavoro. Tutti i colti, tutti i responsabili, non tutti, ma la maggior parte dei responsabili sono ex alunni delle chiese cattoliche, e quindi sanno bene, ma purtroppo viene strumentalizzata l'ignoranza, e ancora viene aiutata dal di fuori la violenza e diciamo così il fondamentalismo, sia politicamente, perché non possiamo negare che tanti paesi, e soprattutto i grandi paesi, hanno interessi di strumentalizzare questa ignoranza, questo fanatismo, sia dando soldi, sia dando armi e così via.
e per distruggere, separare tra il popolo stesso, quindi è importante questo. Quindi politicamente e ancora religiosamente, senz'altro i paesi musulmani, l'Arabia Saudita e l'Iran sono in ballo, no? Allora fanno tante cose per aiutare a fiammare questa guerra che porta l'abito religioso, ma non lo è. Magari ci sono tanti altri interessi e voi potete saperlo. Quindi in Egitto abbiamo avuto questi attacchi, mi ricordo del 2013, io ero appena nominato patriarca e quindi abbiamo avuto in Egitto più di 80 chiese bruciate, salvo ancora le case, le farmacie, tutti i beni che dipendono dai cristiani. E grazie a Dio e grazie allo Stato ancora fino a poco fa è stato tutto restaurato sul conto dello Stato. Il Presidente aveva promesso e quindi hanno eseguito questo. Parlando del contatto tra i cristiani, c'è una buona volontà, ma c'è sempre difficoltà ancora, c'è la paura, c'è ancora una scuola un po' ferma e chiusa su se stessa, che ha paura del cambiamento. Quindi, però, nonostante tutto questo, c'è un consiglio che si chiama le chiese d'Egitto, per unificare un po' la voce cristiana in Egitto. Con i musulmani cerchiamo di fare contatti, fino adesso solo formali, non c'è qualcosa di costoso. Grazie per la vostra attenzione.